Ecco i fichi essiccati, sono fichi piccolini ma molto interessanti. Fichi secchi che adesso metteremo più tardi al forno con delle stecche, di canna. Oggi facciamo le trecce con i fichi secchi che abbiamo fatto seccare al sole per almeno, diciamo così, 7-8 giorni, anche 10, ecco, poi dipende dalla maturazione. Questi fichi non sono molto grandi, per essere sincero, sono fichi di tipo dotato, un po' contenuti, però si possono fare comunque delle belle trecce utilizzando le canne che sono molto presenti nelle macchie delle coserie, nelle zone di fiume. Si fanno queste listarelle, poi daremo una puntata, ecco. Le renderemo appuntite da una parte, così. Ecco, facciamo proprio questa specie di spillo, ne facciamo un'altra. Ecco qua, ci sono queste intersezioni, vedete il nodo, cacciamo un po' anche da questa parte, ecco qua, facciamole poco poco più piccole, visto che sono piccole le, ecco qua, un'altra canna. Adesso si tratta di prendere una sola listarella puntita e cominciamo a infilzare tutti i fichi, facendo sempre prima in un verso, vedete, e poi nell'altro, sempre verso l'esterno. Poi possiamo ogni tanto fare una certa pressione, vedete, in questo modo, e li facciamo andare tutti abbastanza più vicini. Io sto facendo piano per far vedere la sequenza. Ecco qua. Si va avanti così a completare completamente la treccia. Quindi prima da un verso e poi dall'altro, sempre dalla parte del picciolo. Si sovrappongono in questo modo, così si mantengono uno con l'altro. Ecco la prima treccia che è stata formata, vedete? Si presenta abbastanza intrecciata, ecco. Adesso l'altra canna che abbiamo predisposto sarà infilzata dall'altra parte, all'opposto. Quindi vedete, entriamo dentro in questo modo fino a giù. Possiamo poggiare anche su questo piano, così andiamo meglio a spingere. Ecco, adesso possiamo assestare i fico, gli diamo una forma più regolare in questo modo. Ok. La nostra treccia è pronta per essere infornata. Si metterà anche un po' di zucchero e un po' di cannella. Questa parte qua si può anche in parte togliere.
Adesso ne faremo altre, poi saranno infornate a una temperatura che può stare tra i 120 e i 130 gradi, quindi non facciamo in maniera, rendiamo una cottura lenta in modo che non si brucino. Ecco le nostre trecce chiamate da noi iette di fichi, fichi secchi, delle macchie e delle coserie, sono di tipo dottato. Sono fichi un po' piccolini ma molto molto saporiti che si apprestano anche per questa tradizione nostra calabrese, vale a dire farle agliette, si dice qua, utilizzando delle listarelle di canne che vengono appuntite e se ne mettono poi due. Vedete? Così si intrecciano bene. Adesso noi le mettiamo al forno a 130-140 gradi per 20-25, massimo 30 minuti, poi valuteremo chiaramente. Si preferisce utilizzare una temperatura più bassa perché vogliamo che cuocino in maniera lenta, progressiva e quindi non devono troppo seccare e asciugare troppo. Ecco le nostre iette di fico che sono state cotte, si presentano belle rosolate, vedete? Adesso abbiamo messo anche un po' di zucchero, si potrebbe anche mettere un po' di cannella, ma non preferisco.